Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Ave Maria. Vogliamo affrontare con voi in modo molto bello, molto semplice e anche chiarificatore sotto alcuni aspetti, sia la Natività di Maria 8 settembre, sia il nome santo di Maria, che è appunto il 12 settembre. E questo anche perché ci sono state fatte delle domande. La prima è la questione della data. Quando è nata Maria? Chiariamo subito che non vogliamo entrare in polemica sulla questione della data, 8 settembre o, come dicono alcuni, 5 agosto. Allora, innanzitutto fermiamoci un attimo, perché è in sé una non notizia quella che fu data da certe rivelazioni private, nel senso che un mese di differenza, 5 agosto o 8 settembre, non cambia niente, ma c'è all'interno una questione non dogmatica, perché non è un dogma di fede, stiamo bene attenti, ma è l'impostazione che la Chiesa ha dato per festeggiare il compleanno della Madonna, appunto della Vergine Santa, l'8 settembre, che è stata appunto per la dedicazione che soprattutto anche la Chiesa in Oriente aveva dato alla Vergine per la Basilica di Sant'Anna a Gerusalemme. Così, diciamo, nasce questa festa liturgica, va bene? L'8 settembre, perché in quella data venne innalzata questa basilica. Quindi non è un problema di dogma di fede. Però la rivelazione privata non deve diventare dogma di fede, soprattutto se la Chiesa si è già espressa in un'altra maniera, che è evidente che in modo liturgico si vede che quella era più conveniente, l'8 settembre. Quindi è inutile stare lì, ma l'ha detto Tizio, l'ha detto Caio, l'ha detto Sempronio. La Chiesa cosa ha detto? Questa è la voce che ci interessa di più e che deve interessare di più. È questa la vera obbedienza. Poi si dice obbediamo, bisogna obbedire. Poi ognuno fa come gli pare e usa i veggenti o le rivelazioni private per andare contro le scelte fatte dalla Chiesa. Questo è il problema, non se il 5 agosto o l'8 settembre. Chiaro, quindi non è un problema di data in sé, perché un mese non cambia niente. Poteva essere nata il 1 settembre, magari scopriremo fra qualche anno che è nata il 1 settembre. Capite? Allora, questo parametro chiudiamolo subito, perché non vogliamo polemizzare. Vogliamo invece entrare nella bellissima storia che è la mariologia della Chiesa Cattolica. E lo prendiamo da alcuni riferimenti. Dunque, questa celebrazione che ricalca sul Cristo le prerogative della Madre è stata introdotta dal Papa Sergio I nel secolo VII, nel solco della tradizione orientale. Quindi la Natività della Vergine è strettamente legata alla venuta del Messia come promessa, preparazione frutto della salvezza, aurora che precede il sole di giustizia. Maria preannunzia a tutto il mondo la gioia del Salvatore. Questo è ripreso dal Messale Romano. Dunque, e dice ancora il Messale, è la festa della Natività della Beata Vergine Maria, nata dalla discendenza di Abramo, della tribù di Giuda, della stirpe del re Davide,
E vi ricordate che ci dà queste indicazioni il Vangelo di Matteo proprio al primo capitolo, dalla quale appunto nasce il Figlio di Dio, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, per liberare gli uomini dall'antica schiavitù del peccato. Bene, in questa data odierna le chiese orientali ed occidente, d'Oriente ed Occidente, celebrano insieme, vedete, insieme, da millenni, la nascita di Maria, la madre del Signore Gesù. La fonte prima che racconta l'evento è il cosiddetto Protovangelo di Giacomo, secondo il quale Maria nacque a Gerusalemme nella casa di Gioacchino ed Anna. E questo qui è naturalmente uno dei Vangeli apocrifi. Qui nel IV secolo venne edificata la Basilica di Sant'Anna e nel giorno della sua dedicazione veniva celebrata così la Natività della Madre di Dio. La festa si estese poi a Costantinopoli e fu introdotta in Occidente da Papa Sergio I, un papa di origine siriana. Quelli che Dio da sempre ha conosciuto li anche predestinati. Dante sembra quasi parafrasare il versetto di San Paolo quando definisce Maria termine fisso d'eterno consiglio. Guardate che ci sono alcuni brani di Dante che sono di una bellezza eterna, di una bellezza. Andateveli a studiare. Dall'eternità dunque il Padre opera per la preparazione della tutta santa, di colei che doveva divenire la madre del figlio suo, il tempio dello Spirito Santo, la sposa prediletta. La genealogia di Gesù, proposta appunto dal Vangelo di Matteo, culmina nell'espressione Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Con Maria dunque è venuta l'ora del Davide definitivo, della instaurazione piena del regno di Dio. Con la sua nascita inoltre prende forma il grembo offerto dall'umanità a Dio perché si compia l'incarnazione del Verbo nella storia degli uomini. Maria bambina infine è anche l'immagine della nostra umanità nuova, redenta. Quella da cui il figlio suo toglierà il cuore di pietra per donare un cuore di carne che accolga in docilità i precetti di Dio. L'amore vero, vi ricordate? L'amore non è amato. Guardiamo questa immagine di Maria. Ecco come dobbiamo amare il figlio. Ecco come dobbiamo amare Gesù. L'amore non è amato. Ma chi più di Maria ha amato Gesù, neppure i santi. Chi più di Maria ha potuto amare Gesù? E quale figlio ha amato più di Gesù la propria madre? Il nostro amore è imperfetto, il loro è perfetto. La madre verso il figlio e il figlio verso la madre. Dunque, non è un problema di date. Onorando la natività della Madre di Dio, si va al vero significato e il fine di questo evento, che è l'incarnazione del Verbo. Infatti, Maria nasce, viene allattata e cresciuta per essere la madre del Re dei secoli di Dio. È questo del resto il motivo per cui di Maria soltanto, oltre che di San Giovanni Battista e naturalmente di Cristo, non si festeggia unicamente la nascita al cielo, come avviene per tutti i santi, ma anche la venuta in questo mondo, la nascita in questo mondo. Di nessun altro si festeggia in questo modo, eh? In realtà il meraviglioso di questa nascita non è in ciò che narrano con dovizia di particolari e con ingenuità gli apocrifi, ma piuttosto nel significato, nel significativo passo, innanzi che Dio fa nell'attuazione del suo eterno disegno d'amore. Per questo la festa odierna
è stata celebrata con lodi magnifiche da molti santi padri e da tutti i santi che hanno attinto alla loro conoscenza della Bibbia e della loro sensibilità e ardore poetico. Leggiamo qualche espressione del secondo sermone sulla Natività, per esempio di Maria Santissima, fatta da San Pier Damiani. Dice: «O Dio Onnipotente, prima che l'uomo cadesse, previde la sua caduta e decise, prima dei secoli, l'umana redenzione. Decise dunque di incarnarsi in Maria. Oggi è il giorno in cui Dio comincia a mettere in pratica il suo piano eterno, poiché era necessario che si costruisse la casa prima che il re scendesse ad abitarla. Casa bella, poiché se la Sapienza si costruì una casa con 7 colonne lavorate, questo palazzo di Maria poggia sui 7 doni dello Spirito Santo. Salomone celebrò in modo solennissimo l'inaugurazione di un tempio di pietra, come celebreremo la nascita di Maria, tempio del Verbo incarnato. In quel giorno la gloria di Dio scese sul tempio di Gerusalemme sotto forma di nube che lo oscurò. Il Signore, che fa brillare il sole nei cieli per la sua dimora tra noi, ha scelto l'oscurità. Primo Re, capitolo 8, 10-12, disse Salomone nella sua orazione a Dio: questo nuovo tempio si vedrà riempito dallo stesso Dio che viene per essere luce delle genti. Alle tenebre del gentilesimo e alla mancanza di fede dei giudei rappresentate dal tempio di Salomone succede il giorno luminoso nel tempio di Maria. È giusto dunque cantare questo giorno e colei che nasce in esso. C'è di che pensare. Questo è il modo giusto per festeggiare, onorare la nascita di Maria. Pensare a come Dio l'ha pensata. E qui vi offriamo, vi ricordiamo di andarvi a leggere il Trattato della vera devozione a Maria di San Luigi Maria Grignon de Montfort. Vi abbiamo fatto 10 video dal quale prendere molta catechesi mariana, squisitamente mariana. Ecco, adesso vediamo un attimo per il nome di Maria. Santissimo nome di Maria, che si festeggia appunto il 12 settembre. La festa del santo nome di Maria fu concessa da Roma nel 1513 ad una diocesi della Spagna, Cuenca. Soppressa da San Pio V, fu ripristinata da Sisto V e poi estesa nel 1671 al Regno di Napoli e a Milano. Il 2 settembre del 1683, avendo Giovanni III Sobieski coi suoi polacchi vinto i turchi che assediavano Vienna e minacciavano la cristianità, il beato Innocenzo XI, in rendimento di grazie, estese la festa alla Chiesa Universale e la fissò alla domenica fra l'ottava della Natività. Il Santo Papa Pio X
la riportò al 12 settembre. Questo è un po' l'excursus storico. Il santissimo nome della Beata Vergine Maria in questo giorno si rievoca l'ineffabile amore della Madre di Dio verso il suo santissimo Figlio ed è proposta a tutti noi, a tutti i fedeli, la figura della Madre del Redentore perché sia devotamente invocata. Noi pensiamo a tutte le volte che Gesù ha chiamato per nome Maria. La Madre, Maria, con quale tono, con quale sentimento? Non lo so, io la mia mamma non c'è più, ma quando parlo di mia madre mi si accende il cuore. Penso anche ad ognuno di voi. Pensiamo che cosa è stato, no, nel cuore di Gesù pensare alla madre. Ecco, ci sono delle bellissime pagine, dei bellissimi pensieri offerti da Sant'Alfonso Maria de Liguori e in quel libricino sulla passione di Gesù, dove rievoca degli scenari quando Gesù, trascinato e spinto, portato sul Calvario, incontra la madre e poi ai piedi della croce e ci fa pensare Sant'Alfonso Maria de Liguori quale sia stato il dolore più grande in quel momento di Gesù, vedere la madre in quello stato e non poterla consolare, e vedere che quella madre avrebbe voluto togliersi il manto per gettarglielo addosso, curargli quelle ferite, baciarlo, abbracciarlo, portarselo via da quel calvario. No, la madre era lì per condividere con Redentrice il progetto del figlio. Ma il figlio sente quella sofferenza della madre. E mentre sta per morire non pensa a se stesso, non pensa a rivendicazioni sociali, pensa di dare a noi sua madre. E alla madre tutti noi. È qui che la mediatrice di tutte le grazie diventa anche la corredentrice, no? Come dice appunto anche la profezia, e anche a te una spada trapasserà l'anima. Pensiamo a questo nome di Maria. Adesso qui ci facciamo aiutare da un brevissimo ma molto bello testo di Don Alfredo Maria Morselli, molto bello. Nella storia dell'esegesi ci sono state diverse interpretazioni del significato del nome di Maria. 1. Amarezza. Questo significato è stato dato da alcuni rabbini. Fanno derivare il nome Miriam dalla radice MRR in ebraico, essere amaro. Questi rabbini sostengono che Maria, sorella di Mosè, fu chiamata così perché quando nacque il faraone cominciò a rendere amara la vita degli israeliti e prese la decisione di uccidere i bambini ebrei. Questa interpretazione può essere accettata da noi cristiani pensando quanto dolore e quanta amarezza ha patito Maria nel corredimerci. Lamentazioni 1:12. Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore. Inoltre il diavolo, di cui il faraone è figura, fa guerra alla stirpe della donna, rendendo amara la vita ai veri devoti di Maria, che peraltro nulla temono, protetti dalla loro regina. 2. Maestra e signora del mare. Secondo questa interpretazione, il nome di Maria deriverebbe da more, in ebraico maestra, signora. Scusate la parentesi, ecco, aspetta, e yam, mare. Scusate una parentesi, perché molti pentecostali ci accusano
di usare il termine Madonna, che significa mia signora, per cui loro fanno l'equazione mia signora Dea Maria una Dea. Guardate che baggianata, che piccolezza, che minimalismo. Allora, è vero, la frase Madonna è un termine popolare, sì, è vero, medievale pure se volete, e significa appunto mia signora, non mia dea. Punto. Per questo noi comunque preferiamo sempre il titolo intero, la Beata Vergine Maria, la Beata Vergine del Santo Rosario, la Beata Vergine, eccetera, non la Madonna di Tizio, di Caio e di Sempronio. Punto. Questo è solo per specificare. Quindi, come Maria, la sorella di Mosè, fu maestra delle donne ebree nel passaggio nel Mar Rosso e maestra nel canto della vittoria, in riferimento a Esodo 15:20, molto bello peraltro. Così Maria è la maestra e la signora del mare di questo secolo, che ella ci fa attraversare conducendoci al cielo. Questa è la frase di Sant'Ambrogio. Altri autori antichi che suggeriscono questa interpretazione, abbiamo Filone, San Girolamo, San Epifanio, ma ce ne sono veramente tanti, ci sono dei bellissimi, c'è una bellissima mariologia fatta da Sant'Alberto Magno, il Domenicano, ve la riproporremo perché è molto bella anche. Ora, questo parallelo tipologico tra Maria, sorella di Mosè, e Maria, madre di Dio, è ripreso dai salmi di Sant'Agostino, che chiama Maria timpanistria nostra, Maria, sorella di Mosè e la suonatrice di timpano degli ebrei. Maria Santissima è quindi la timpanistria nostra, cioè dei cristiani. Il cantico di Mosè del Nuovo Testamento sarebbe così l'anticipazione del Magnificat, che poi è ripreso da lì, dall'Antico Testamento, cantato appunto da Maria. Questa interpretazione è sostenuta da molti conoscitori della letteratura tergumica ed ebraica in genere. E quindi San Luca avrebbe fatto volontariamente questo parallelismo. 3. Illuminatrice stella del mare. Ecco perché noi diciamo che Stella Maris è uno degli inni più belli della Chiesa. San Domenico di Guzman, per esempio, quando andava per la predicazione, tutte le mattine, tutti i suoi percorsi, li copriva con questo salmo, con questo cantico, ecco, Stella del Mare. Secondo questa interpretazione, il nome di Maria deriverebbe anche da prefisso nominale o participiale. M più or in ebraico vuol dire luce e yam mare. Così San Gregorio Taumaturgo, Sant'Isidoro, San Girolamo, insieme alla precedente. Alcuni autori ritengono che San Girolamo in realtà non abbia interpretato il nome come stella del mare, ma come stilla, cioè goccia del mare. La presenza della radice di mare nel nome di Maria ha suggerito diverse interpretazioni e paragoni con il mare. Pietro di Celles, 1183, dice Maria mare di grazie. Da qui lo riprende il Montfort. Dio Padre ha radunato tutte le acque e le ha chiamate mare, ha radunato tutte le grazie e le ha chiamate Maria, trattato della vera devozione. Poi abbiamo il Qelet, capitolo 1:7, tutti i fiumi entrano nel mare. Allora San Bonaventura sostiene che tutte le grazie, quindi tutti i fiumi che hanno avuto gli angeli, gli apostoli, i martiri, i confessori, le vergini, sono confluite in Maria, mare di grazie. E Santa Brigida, ecco perché il nome di Maria è soave per gli angeli, ma anche terribile per i demoni. Ave Maristella, Dei Mater, alma atque, semper Virgo Felix, cieli porta.
Questo inno sembra una meditazione sul nome di Maria, in rapporto a Maria Stella, sorella di Mosè. Ave Maristella, Dei Mater Alma. Maria, sorella di Mosè, viene chiamata in Esodo 2:8, Alma, Vergine, etimologicamente nascosta, e poi Felix Celi Porta, cioè maestra del mare di questo secolo che ella ci fa attraversare. È bellissimo, eh? Poi pioggia stagionale, siamo al quarto. Secondo questa interpretazione il nome di Maria deriverebbe da More, prima pioggia stagionale. Maria è considerata come colei che manda dal cielo una pioggia di grazia, e pioggia di grazia essa stessa. Questa interpretazione, che Lapide attribuisce a Pagninus, viene in parte ripresa da San Luigi di Montfort nella famosa preghiera infuocata, commentando il Salmo 67. Pluviam voluntariam elevasti Deus, ereditatem tua laborantem tu confortasti, una pioggia abbondante, o Dio, mettesti da parte per la tua eredità. E il Montfort dice: che cos'è, Signore, questa pioggia abbondante che hai separata e scelta per invigorire la tua eredità esausta? Non sono forse questi santi missionari, figli di Maria, tua sposa, che tu devi scegliere e radunare per il bene della tua Chiesa, così indebolita e macchiata dai peccati dei suoi figli? Maria, pioggia di grazia, formerà e manderà sulla terra una pioggia di missionari. E arriviamo all'ultimo punto, altezza. Secondo questa interpretazione il nome di Maria deriverebbe da Marom, altezza excelsis. Questa ipotesi è sostenuta tra gli antichi del Caninius e tra i moderni, e soprattutto in base alle recenti scoperte dei testi ugaritici, che hanno permesso la comprensione di molte radici ebraiche. Comunque Luca capitolo 1:78, per viscera misericordie dei nostri, in quibus visitavit nos oriens ex alto. Questo versetto, in base al testo greco e alla retroversione in ebraico, può essere tradotto: ci hai visitati dall'alto, ci ha visitati dall'alto un sole che sorge. Cristo è il sole che sorge, che viene dall'alto, il Padre, no? E ci ha visitati un sole che sorge dall'alto, sì dal Padre, ma per mezzo di Maria. Il Padre, appunto, che chiede il permesso a Maria di, no, accogliere il figlio che nasce nel mondo. Ecco, conclude Don Alfredo Morselli, di tutte queste ipotesi, qual è quella giusta? Ma forse la provvidenza ci ha lasciato così nel dubbio, ma più che dubbio io direi proprio di prenderli tutti, perché tutte e cinque le affermazioni, le ipotesi, le bellissime spiegazioni contengono quello che viene chiamato, è stata definita la mariologia mariana, no? E quindi è tradizione della Chiesa, è il palpito dei santi che hanno parlato di Maria, hanno vissuto di Maria. Quindi la provvidenza ci lascia tutto questo, perché nel nome di Maria possiamo trovare nel contempo tutti i significati che l'analogia della fede ci suggerisce, anche perché stiamo ben attenti: solo nel nome di Cristo noi siamo redenti e salvati. Attenzione agli equivoci, attenzione alle esagerazioni, attenzione alle ambiguità, eccetera. Dice: beh, ma anche nel nome di Maria siamo salvati. Diciamo che attraverso il nome di Maria, se noi entriamo, accogliamo innanzitutto Maria ai piedi della croce, la portiamo in casa nostra e nel nostro cuore, allora noi entriamo nel cuore di Maria e lei ci porta al figlio.
Questa è la combinazione. Solo nel nome di Gesù siamo salvi e il nome di Gesù ha un significato teologico. Il nome di Maria è la scelta di Dio. Quindi vedete la posizione. Non è in secondo perché non è significativo, è meno importante o come non bisogna fare questo genere di paragoni. È la giusta postazione. Però Dio Padre ha rispettato il sì di Maria, le ha chiesto il permesso come chiede ad ognuno di noi. Vuoi tu? Che cosa rispondiamo? Certo, con Maria siamo stati facilitati. Quindi sì, facilitati, ma stiamo bene attenti. Cosa dice San Paolo? Noi, anche noi, siamo tempio dello Spirito Santo. Anche noi, ricevendo Gesù nella Santissima Eucaristia, cosa succede? Che anche noi portiamo Gesù, Gesù porta noi. E quindi c'è quel vuoi tu, ma non c'è una via di mezzo. I tiepidi il Signore li vomita. Dice la scrittura, l'Apocalisse, e dice Gesù: sto alla porta del tuo cuore, sto lì, busso. Quando mi apri? L'amore non è amato. Ecco che Maria è il nostro modello di fede, ma anche di amore. Di amore, l'amore non è amato. Ecco perché insistiamo quella Eucaristia presa in stato di grazia. Certo, non saremo mai a livello di Maria, ecco perché Maria non è una donna come noi, è creatura umana, ma non è come noi. Ci accompagna, sì, ma non è la nostra compagna. Gesù ce l'ha data quale madre, ecco la tua madre, non ha detto ecco la tua sorella, ecco la tua compagna. Restiamo, cioè ci sono delle volte che c'è queste persone, poi questi minimalisti, da una parte pretendono il sola scrittura di protestante memoria, però poi quando ci sono delle cose da prendere verbalmente, no, letteralmente, ah, allora non sappiamo, Gesù all'epoca cosa disse, non c'erano i registratori, quindi che ne sappiamo, ma anche il demonio, figuriamoci, no? È un simbolo. Vedete il minimalismo di tutto. Allora, noi abbiamo i sette sacramenti e la Chiesa ci ha offerto uno dei più belli che è il confessionale. Perché? Perché ci rende nuovi, ci riporta sempre all'originale grazia del battesimo. Battezziamo i nostri figli, non aspettiamo che diventino adulti, perché lì è il dono di Dio, è Gesù che si dona, è la grazia gratuita. Quella è la vera gratuità, quella è la vera misericordia gratuita. E poi farla fruttare. Come si fa? L'amore non è amato, amiamolo. Se noi amiamo davvero l'amore, state tranquilli, l'amore ci corrisponde. E allora la Vergine Santa ci può aiutare a capire. Questo è il modello. Ecco perché Maria non è una donna come noi, lo capite? Perché se fosse una donna come noi, che cosa avremmo da imparare da lei? Niente. Possiamo forse imparare qualche cosa di celestiale gli uni dagli altri, dai santi, ma non dai comuni mortali come noi, ancora in uno stato di imperfezione. Neppure da noi dovete imparare, eh?
Noi vi offriamo delle catechesi. È la Chiesa che sta parlando. Noi vi stiamo dando il materiale della tradizione cattolica, del pensiero cattolico, della dottrina cattolica. Cerchiamo quindi di ricordare che a quel vuoi tu deve corrispondere un nostro generosissimo eccomi. Eccomi, sono l'ancella del Signore, si compia in me secondo la tua parola. Questo è amare Maria, questo è seguire Maria. Chiaro? Altrimenti qui si finisce, si rischia di cadere in due estremismi: o il devozionismo, tanti rosari al giorno, tante madonne, tanto di qua, tanto di là, però poi all'atto pratico si vive nel peccato e si pretendono i sacramenti vivendo nel peccato, perché mi faccio una legge sul mio modello di comprensione. Dall'altra, però, poi si rischia di fare della Vergine Santa una dea, e anche questo non va bene. In poche parole, quello che la Chiesa ci sta dicendo da anni, da secoli, e lo dicono i santi, è quello di portare certamente con Maria, portarci a un modello, uno stile di vita prettamente cattolico, cristiano. Altrimenti è lì che ci perdiamo. Vuoi tu? Che gli rispondiamo? Ecco perché prendiamo, riceviamo questo Gesù eucaristico in ginocchio. L'amore non è amato, non stiamo a giudicare come lo ricevono gli altri, guardiamo come lo riceviamo noi, diamo l'esempio, amiamo. Gesù Eucaristia, in ginocchio, prima e dopo, non scappiamo dopo la messa. Gesù resta con noi 15 minuti circa nell'Eucaristia dentro di noi. Amiamola questa Eucaristia, E quindi lì chiediamo a Maria, facci entrare nel tuo cuore, facci vivere questo amore, l'amore non è amato. E così possiamo adesso concludere ricordandoci appunto queste due date. Le date sono importanti se ci portano nel cuore della liturgia. Le altre discussioni lasciatele perdere. La Chiesa ci ha dato l'8 settembre la Natività di Maria e il 12 settembre, scusate, il nome di Maria. E cerchiamo di prepararci a queste liturgie con cuore pentito, con amore filiale e quindi un bel passaggio al confessionale e poi, se è possibile, per chi è possibile, alla messa. Chi non può andare alla messa, faccia un bel rosario, magari ne dica anche due quel giorno, questi giorni, e faccia frequentemente la comunione spirituale. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sotto la tua protezione ci rifugiamo, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Laudetur Jesus Christus, ave, 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 o Maria. E pensiamo a tutte le volte che Gesù l'ha chiamata per nome, l'ha abbracciata, l'ha baciata.
Pensiamoci bene. Grazie e buona festa a tutti e auguri a tutti coloro che portano il nome Maria.